Ci troviamo nelle cantine del fabbricato aulico e qui abbiamo, diciamo, scavato il vecchio piano di pavimento che era intera battuta. Abbiamo sottomurato la maggior parte del perimetro, anche se in molti casi non è stato necessario perché le fondazioni erano abbastanza profonde. Abbiamo usato questa accortezza di scavare per ottenere diciamo, la possibilità di collegare i locali uno con l'altro senza fare alcuna modifica all'impianto murario, quindi usando tutte quante le aperture esistenti e soprattutto usando gli archi di scarico delle fondazioni romane. Quelle che vedete sui lati sono murature di epoca romana che sono state poi rimaneggiate e sopraelevate nel corso dei secoli per le varie costruzioni. Quello che invece vediamo qui di fronte è una sezione della fognatura romana che è ancora perfettamente conservata, nonostante che ci abbiano addirittura costruito un pilastro che reggeva un muro portante, un muro di spina della casa. Questo tratto di fognatura è stato scoperto perché qua sopra non abbiamo trovato più alcuna traccia della strada, strada che invece si è riuscita a reperire nel locale diciamo adiacente, che è stato per molti secoli un terrapieno ed è stato poi successivamente scavato solo a seguito del nostro intervento. Questo è un locale molto bello, spazioso, che si pensa di utilizzare per fini commerciali. Quando diciamo, quando le pareti saranno trattate con le stesse cautele che abbiamo diciamo, dedicato alla parte restante delle mura del fabbricato, sarà sicuramente un ambiente molto gradevole che si presta per utilizzi commerciali. Ambiente spazioso e molto, molto suggestivo. Se vogliamo passare nella stanza a fianco, magari potremo anche vedere le tracce del tracciato della strada romana. In questo momento sto poggiando i piedi su circa 2000 anni di storia perché diciamo, il tracciato viario si pensa che sia grosso modo risalente al primo secolo. E questa sezione è stata trovata integra perché questo era un ambiente con un terrapieno ed è stato scavato poi solo successivamente da noi. Sull'altro lato c'era ancora qualche leggera traccia del marciapiede sempre di epoca romana, che era però chiaramente realizzato con argilla e con materiali comunque sciolti, e quindi di questo marciapiede abbiamo solamente, diciamo, la dimensione perché sono state reperite delle tracce di quelle che erano le insule dell'abitato. Anche se sono delle tracce molto limitate. Il marciapiede comunque verrà ricostruito alla stessa altezza e con, diciamo, una grana, una tessitura simile a quella originaria per dare comunque il senso di quello che era, diciamo, l'impianto viario originario dell'epoca.